Oracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma solo di quelli in sconto. Come promesso, in questo video ricchissimo andremo a spulciarci un po' la campagna in sconti di Nintendo intitolata Saldi, il divertimento continua. Grazie al potentissimo aiuto di Deco Deals riusciremo a scoprire quali sono gli sconti che effettivamente vale la pena prendere in considerazione, ma fate molta attenzione perché io purtroppo sono arrivato in ritardissimo e questa campagna sconti dura fino al 25, quindi avete 2 giorni, il weekend completo, per guardarvi questo video e decidere come buttare i vostri soldi. Quindi vi voglio attentissimi dall'inizio alla fine e pronti a mettere mano al portafogli. Ma mi raccomando, tenetevi qualche spiccio da parte in modo da potermi supportare, sopportare, ma soprattutto per potermi dare gli soldi. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Ma arrivati a questo punto, c'è veramente bisogno di introdurre Deco Deals? Probabilmente no, ma c'è la minima possibilità che qualcuno di voi sia nuovo e quindi vi spiego al volo di cosa si tratta. Come al solito trovate in descrizione i capitoletti per saltare direttamente alla parte che vi interessa nel caso questo tutorial fosse per voi ridondante. Se siete degli utenti Nintendo Switch avrete fatto subito i conti col fatto che il Nintendo eShop funziona da schifo. È difficilissimo fare delle ricerche personalizzate, non si capisce mai bene cosa in sconto, cosa non in sconto, cosa conviene comprare, cosa non conviene comprare e soprattutto è lentissimo da utilizzare. Ed è proprio qui che arriva il nostro aiuto Deco Deals, che è una piattaforma che permette di scandagliare con estrema facilità e precisione e semplicità l'eShop di Nintendo. Ma non solo ci permette di avere una visuale più chiara su quello che sta succedendo all'interno dello shop digitale della grande N, ma in più possiamo avere anche delle utilissime informazioni sui singoli titoli. Prendete ad esempio, non lo so, Figment. Cliccando sulla pagina prodotto abbiamo delle informazioni importantissime, come ad esempio lo storico dei prezzi, che ci aiuta a capire se effettivamente lo sconto proposto adesso è un buon affare rispetto a quanto abbiamo visto le ultime volte. In questo caso possiamo notare che Figment va in sconto un giorno sì e l'altro pure, quindi effettivamente non c'è tutta questa fretta di comprarlo. E poi abbiamo anche tante informazioni aggiuntive nel caso non conoscessimo il titolo e volessimo farci un'idea al volo su quello che sono le potenzialità di questo gioco e soprattutto se ci può interessare a livello di gameplay. Quindi abbiamo le informazioni fondamentali come il numero di giocatori, chi lo ha sviluppato, chi lo ha pubblicato, quanto pesa il download, utilissimo se appunto giocate parecchio in digitale, qual è la media Metacritic, quanto ci si mette a batterlo, parametro che per me è diventato fondamentale negli ultimi anni, poi quali sono le lingue supportate, perché so che molti di voi non parlano inglese e cercano giochi esclusivamente in italiano, e poi vabbè anche le piattaforme su cui si possono trovare i vari titoli. Quindi l'idea è quella di utilizzare Deco Deals in un modo molto semplice. Si va nella categoria hottest deals, ovvero gli affari del momento, quelli più hot, si filtra per affari digitali, il format digitale, si mette lo store, il Nintendo eShop, e poi io sono solito mettere new lowest price, ovvero il nuovo prezzo più basso di sempre. Questo perché non solo ci fa capire se effettivamente uno sconto è buono o meno, ma in più mi evita anche di essere ridondante tra un video e l'altro, dove magari rischio di proporre sempre le stesse cose. Quindi questo è quanto, ora abbiamo davanti a noi i migliori sconti del momento, anzi i prezzi più bassi di sempre che non si sono mai visti fino ad ora su eShop, e ci facciamo un attimo un giro di ricognizione e vi dico la mia su alcuni titoli, se li conosco o meno, ma vi aspetto comunque nei commenti per sapere se avete anche voi delle segnalazioni da fare e se c'è qualche chicca, qualche gemma indie, qualche hidden gem che magari merita di essere presa in considerazione al prezzo a cui è proposta adesso. E direi di iniziare subito con la serie di SteamWorld, perché i più attenti di voi si saranno resi conto che non solo in prima posizione, in prima pagina, c'è SteamWorld Heist, ma in più c'è anche SteamWorld Dig poco dopo a 0,99, entrambi al prezzo più basso di sempre, ed è una serie che io vi consiglio. In realtà ho giocato soltanto il primo, che è una sorta di Metroidvania, molto molto carino, molto brillante. Per 0,99 insomma si prende a occhi chiusi, anche se poi il gioco va spesso in sconto, ma così basso non c'era mai arrivato. Tra l'altro è uno di quei giochi che si completano in 5 ore, quindi non è nulla di impegnativo. Ma a 1,99 inizia a essere interessante molto anche SteamWorld Heist, perché non si tratta di un Metroidvania bidimensionale, ma di un RPG tattico che cambia completamente genere rispetto al primo episodio e anche il secondo. Questo qua dovrebbe essere uscito come terza
come terzo episodio. E abbiamo infatti una durata già un bel po' più lunga rispetto al primo episodio, e tra l'altro è stato incensato dalla critica, 91 di media su Metacritic. Insomma, potrebbe essere un gioco più che degno da scoprire. Figment ve lo consiglio spesso, è un bel action adventure con visuale isometrica, però la particolarità è che è una sorta di musical in movimento. E tutta questa ambientazione onirica e paradossale viene accompagnata da una colonna sonora che definirei adattiva, ma fino a un certo punto, che è molto divertente. È uno di quei giochi che scorre via, che è un piacere. L'ho giocato su Switch, niente male, dura il giusto 5 ore e per 1,79€, insomma, si prende senza problemi. Però guardate, insomma, non c'è tutta questa fretta. Male che va, la prossima volta ve lo ripropongono a 1,99€ e avete perso 20 centesimi. 13 Sentinels, come l'ho pronunciato, 13 Sentinels Aegis Rim è invece una mattata da parte di Vanillaware, gli stessi che tra poco usciranno appunto con Unicorn Overlord. E ve li ricorderete per degli action RPG bidimensionali, lo stile grafico è sempre quello, come ad esempio Dragon's Crown, insomma giochi non proprio recentissimi ma che hanno ricevuto anche delle riproposizioni in HD, mi pare, non in questa generazione di console ma nella precedente. E questo anche lui stravolge completamente il genere di appartenenza a cui ci aveva abituato lo studio di sviluppo, perché in realtà non è un action RPG ma è più un visual novel con degli innesti da RPG tattico, ma è molto molto strano il gameplay. L'ho iniziato a giocare su PlayStation Plus ed è stra intrigante, ci sono queste 13 storie che si intrecciano, intersecano in una narrazione che ricorda un po' quello che potrebbe essere un Neon Genesis Evangelion o Neon Genesis Evangelion, però non adattato da Cannarsi, ed è figo. Insomma, se vi piace l'estetica anime, se vi piacciono le visual novel, insomma merita tanto. E poi vabbè, lo stile grafico è imbattibile, ve lo consiglio. Certo, il prezzo non è proprio friendly, però c'è da dire che insomma sotto i 20 euro si può fare un pensierino su tutto. Però fossi in voi farei un giro su Amazon per vedere se la versione fisica magari è proposta a un prezzo simile. Se magari la versione fisica è intorno ai 20 euro, io andrei di versione fisica. A proposito di strane ibridazioni, un altro prezzo più basso di sempre per Catherine Full Body, che è la remaster di un puzzle game di Atlus, che anche questo in realtà non è un semplice puzzle game, ma è un ibrido tra un puzzle game e una visual novel. Questo uscì nell'epoca della Xbox 360 e della PlayStation 3, un altro titolo completamente fuori di testa, ma neanche la descrivo l'estetica e la storia, perché è fuori, è veramente troppo. Bisogna sopravvivere in questi incubi che ricordano un po' Qbert, e a livello di gameplay e di struttura proprio del level design, ma il tutto poi è graziato da un'estetica che definire giapponese è anche riduttivo. Ve lo consiglio, tra l'altro abbastanza longevo, 12 ore per essere completato, 17 per essere portato al 100%, per essere platinato, anche se poi platini non ci sono, a 9,99€. Finalmente sotto la soglia 10 euro, questo è un altro di quelli di quei recuperoni obbligatori. Poi a proposito di Atlus, abbiamo sia Persona 5 Strikers, che però vi ricordo non è un JRPG ma è il Musou, il Dynasty Warriors, un po' come Age of Calamity per The Legend of Zelda. Questo, lo Strikers, è invece il corrispettivo di Persona 5. È in realtà un sequel, un prequel, non ricordo, mi sembra un sequel. Quindi se siete appassionati della storia di Joker e della sua banda di ladruncoli, questo potrebbe essere un ottimo momento per recuperarlo. Ma abbiamo anche il mitico Shin Megami Tensei, la remaster a 12,49€, ottimo prezzo ovviamente più basso di sempre, attenzione perché comunque va spesso in sconto. E che io ricordi, questa conversione, almeno, anzi questo porting, questa remaster in HD, almeno all'inizio aveva dei problemi tecnici non da poco, più che altro che lasciavano abbastanza allibiti, visto che si tratta di un gioco uscito durante l'era PlayStation 2, quindi denota il fatto che sia stato fatto un po' con il culo, come si suol dire. Non so se sono stati risolti, quindi informatevi bene prima di fare un'eventuale scelta.
Poi, andando avanti in questa prima pagina ricchissima, abbiamo Valkyria Chronicles finalmente in sconto a 4,99. Ma però c'è da dire che molto spesso va in sconto, alla fine la differenza è ridicola, ma siamo finalmente sotto la soglia dei 5 euro, e qui da poracci possiamo iniziare a farci un pensierino. Altro strategico a turni, di cui vi ho anche parlato nel video dove commento e passo in rassegna un po' le influenze dello studio Ghibli all'interno del mondo dei videogiochi, e esteticamente Valkyria Chronicles rimanda a numerose produzioni dello studio Ghibli e di Hayao Miyazaki. Interessante, però vi deve piacere il genere e mettete pure da conto che vi state imbarcando in un'avventura che non finite in un paio di giorni, quindi potrebbe essere... per alcuni potrebbe essere troppo, per altri potrebbe essere giusto. Attenzione che è solo in inglese, io vi ho avvertiti. Poi, vabbè, qui Klonoa è da consigliare sempre. Se siete amanti dei platform anni 90, questo qua è un recupero storico proprio importantissimo. Tra l'altro, secondo me, non va neanche riletto necessariamente con gli occhi della nostalgia, perché il secondo titolo... Il Lunateia's Veil è proprio bello, ancora oggi è divertente da giocare, mentre il primo secondo me te lo godi in prospettiva del fatto che stai giocando a un retro game, e quindi sei anche disposto a scendere a patti con magari delle storture. È un level design abbastanza basic, abbastanza semplice, che non osa più di tanto. Il secondo invece è già un titolo molto più corposo, ma anche narrativamente più interessante. Mi ha sorpreso veramente, e la cosa interessante è che sono entrambi stati rifatti con il motore grafico che era stato utilizzato per il remake del primo apparso su Wii. Originariamente si tratta di un titolo PlayStation 1 e di un titolo PlayStation 2. Poi... Andando avanti, abbiamo Digimon Survive, il titolo che per un momento era diventato raro e adesso te lo tirano dietro anche in edizione fisica, altra visual novel con altre ibridazioni da RPG tattico, quindi questo è un gioco molto particolare, però so che ci sono molti fan del brand, quindi probabilmente però lo avete già giocato, e anche se 14,99 il prezzo inizia a essere interessante, ma è uno sconto che si ripropone molto spesso ultimamente, quindi anche in questo caso io non mi farei prendere dalla fretta. Invece è interessante Cursed to Golf, che è un, se non sbaglio, è un roguelike a tema golf, di cui hanno parlato sempre tutti quanti molto bene. Mi sembra recentemente sia stato dato in omaggio tipo sull'Epic Game Store o magari sul Game Pass o sul PlayStation Plus, però devo dire che la prospettiva di giocarsi un titolino così carino, ma anche abbastanza impegnativo, credo, in portabilità, per me rimane sempre il vantaggio maggiore. C'è l'italiano, ci si mette 8 ore a finirlo, non lo so, ecco, questo è già un acquisto interessante, meno di 8 euro, siamo ampiamente sotto la soglia di 10, perché no? Anzi, fatemi sapere nei commenti se magari qualcuno di voi l'ha giocato, perché è un titolo alla fine che ha ricevuto parecchio interesse anche da parte di streamer, pubblico, eccetera, eccetera, quindi secondo me lo hanno giocato in parecchi. Mi sento di sconsigliarvi, o meglio, non è che proprio mi sento in pace a consigliarvi, Sifu. Un titolo che ho adorato su PlayStation 5, l'ho anche platinato, pazzesco, ma ho anche la versione Switch, vi devo dire che a livello tecnico, insomma, si poteva fare decisamente di meglio, c'erano anche degli stuttering fastidiosissimi, non tanto nei livelli, ma nel hub centrale dove poi si scelgono i vari capitoli di gioco. Il downgrade grafico è evidente, però se questo è l'unico mezzo che avete per giocare a Sifu, Fatelo perché è un gioco che va giocato assolutamente, è proprio uno dei brawler più interessanti degli ultimi anni, sia per struttura che per gameplay che per estetica. È veramente un gioco che secondo me ha un po' riscritto i canoni di quelli che sono i beat'em up in tre dimensioni, bellissimo, ne conservo un ricordo speciale. Attenzione a Super Monkey Ball Banana Mania, perché non credo sia un bel titolo, vediamo. Infatti, perché questa qua è una serie stra-amata dagli appassionati, ma da quanto so, il Banana Mania, magari poi correggetemi nei commenti, è quello uscito peggio, ed è il titolo meno ispirato della serie. Quindi non fatevi ingannare dallo sconto, se è questo il caso, però dovrebbe essere questo.
Poi abbiamo Advance Wars 1 più 2, Reboot Camp, 39,99, è ancora tantissimo perché comunque si tratta di due remake usciti dall'era Game Boy Advance, però ragazzi, se vi piace il genere, porca miseria, questo qua è tipo un acquisto obbligatorio, anche perché sì, è vero, andate a investire 40 euro, però... sono due campagne che vi occuperanno un totale di oltre 50 ore di gioco e tra l'altro alcune sfide sono proprio difficili e, graficamente non mi ha fatto impazzire, però è un titolo che io straconsiglio, soprattutto anche perché le versioni originali su Game Boy Advance vi vengono a costare un pottio, ma proprio tantissimo, quindi magari anche no. Andando avanti, We Love Katamari Roll più Royal Reverie, non so cos'è Royal Reverie, forse è un'espansione, un DLC. Questo dovrebbe essere il porting in HD, la remaster, il remake del secondo episodio. Se siete in vena di follia 100% giapponese, beh, questo forse è uno dei titoli più iconici dell'epoca, dei primi anni 2000, per quanto riguarda l'estro e la creatività di stampo giapponese. Giochi del genere non li fanno più, se non gli stessi creatori di We Love Katamari. E, vabbè, insomma, il concept ce l'avete presente, no? Se si guida questo principe intergalattico su una palla che ha il potere di inglobare tutto quello che tocca, e lo scopo di ogni livello è quello di far crescere sempre di più la circonferenza del nostro mezzo di locomozione. Però il fatto è che piano piano si parte dall'essere minuscoli fino a diventare giganteschi, inglobando prima utensili, poi persone, poi animali, poi interi palazzi, fino a sfociare nella follia più totale. Un gioco che vi straconsiglio, è un'esperienza. Invece è un'esperienza un po' vecchiotta, Pac-Man World Repack. Ecco, rispetto a Klonoa, questo ve lo consiglio già con un po' più di riserva, perché insomma è un gioco che accusa molto di più il passare del tempo. Forse lo consiglio proprio o agli appassionati di Pac-Man e Pac-Man World, oppure a chi si ricorda molto bene l'era della PlayStation 1 e insomma vuole avere una rinfrescata su quello che era il suo catalogo anche negli esperimenti meno famosi. Altrimenti, se vi aspettate un platform che ridefinisce un po' il genere stesso, che comunque è un gioco da 9, da 10, da 9 meno super pieno, cheat, bah, non è questo il caso. Purtroppo la critica l'ho bastonato, io non ci andrei così pesante, però insomma non è il primo platform che mi viene in mente da consigliare quando si parla di Switch. Poi attenzione, abbiamo Persona 4 Golden, a proposito di giochi che rischiano di succhiarvi via tutto il tempo libero e anche oltre che avete, questa qua è la versione riproposta di Persona 4 nella sua edizione Ultimate, che sarebbe la Golden. Titolo, vabbè, insomma, che non ha bisogno di introduzioni, ma spesso in sconto, non pensavo, è anche venduto a due spicci. Se siete tra quelli che stanno rosicando, che non possono giocare a Persona 3 Reload, beh, a questo punto fatevi una bella run su Persona 4 Golden, ma probabilmente ci saranno in sconto anche tutti gli altri Persona. E infatti abbiamo anche il Persona 3 Portable in sconto a 11,99, che è un altro prezzo più basso di sempre, mentre a un prezzo che si è già visto c'è il Persona 5 Royal a 29,99. Quindi insomma, forse questo qua non è l'affare più conveniente, perché sono quasi sicuro che lo trovate allo stesso prezzo anche in versione fisica, almeno fino a qualche mese fa. Non so se adesso i prezzi sono schizzati alle stelle, come molto spesso purtroppo capita per i titoli Atlus. Però insomma, tra il Persona 3 Portable a 12 euro e il 4 Golden ad altri 12 euro, non lo so, secondo me ci iniziate a giocare adesso e finite che è uscita Switch 2, quindi potrebbe essere un ottimo modo per impegnare il vostro tempo in questo momento di stanca per quella che è la lineup Switch. Attenzione, siamo ancora a pagina 1, abbiamo Bugsnax.
Ecco, questo è un gioco che mi ha sempre incuriosito per il suo concept abbastanza folle di tutte queste creature fatte da, da cibo. ed è una sorta di collectathon proprio a prenderlo alla lontana. Però, da quanto so, su Switch è stato uno dei titoli di lancio di PlayStation 5. Da quanto so, su Switch purtroppo la conversione soffre di numerosi problemi tecnici, quindi... Forse la prossima volta. 7,69, aspettiamo che scenda ancora un po'. Sotto i 5 euro, sotto i 5 euro, non prima. Al mio segnale, aprite il portafogli. Se no, per 1,49€, perché no, il mitico Snow Bros. Nick & Tom Special, penso sia il remake del classico arcade degli anni 90, che poi fu convertito per parecchie console. E non so sinceramente su quale versione è basata questa riproposizione, probabilmente sull'arcade. Vabbè, era un cronazzo di Bubble Bobble, quindi vabbè, non so quanti di voi sto parlando tirando fuori questi nomi, però se cercate un'esperienza old school a 1,49€, insomma, vi potete prendere anche il rischio di prendere un qualcosa che magari non vi convinca appieno. Poi abbiamo The Walking Dead, la prima serie completa. 2,99€. Io questo qua lo giocai secoli fa su PC, su Steam, e va spesso in sconto, ma neanche così tanto. Non so come giri su Switch, però devo dire che, vabbè, ormai sarà superata tantissimo a livello di gameplay. Ecco, diciamo che giocato all'epoca, si parla dei primi anni 10, e questo qua fu un gioco a suo modo rivoluzionario, più che altro perché sembrava veramente di avere le redini della storia. Poi in realtà scoprivi che tutte le decisioni che prendevi tra un episodio e l'altro avevano un'influenza relativa, e bene o male la storia andava sempre in quella determinata direzione. Però la storia tra Clementine e il protagonista, di cui non ricordo il nome, mi toccò molto. Bel gioco, mi è piaciuto, giuro, non sto scherzando. So che sembra che sto cazzeggiando, ma era una bella storia. Non so però assolutamente su Switch come è stato convertito. Però insomma, si tratta di un'avventura grafica, quindi non è che c'è questo gameplay ultra tecnico che necessita i 60 fps fissi. Poi qui abbiamo tanti titoli che non conosco purtroppo. Mi attira Exit the Gungeon, che non va confuso con Enter the Gungeon, che è il famoso roguelike. Però io vi dico, sono rimasto un po' scottato, perché su Switch ho comprato Enter the Gungeon ed era pieno di bug, girava proprio male. Quindi, per quanto il prezzo possa sembrare interessante, ma sono quasi sicuro non sia lo stesso tipo di gameplay. Tra l'altro, media Metacritic molto bassa. State attenti, perché magari anche questo c'ha dei problemi tecnici, e quindi, boh, non lo so, informatevi bene prima di comprarlo. Infatti è un dungeon climber ed è un arcade style, quindi vabbè, non c'entra assolutamente niente con il gameplay di Enter the Gungeon. Poi, questo gioco è al titolo più figo del mondo, Holy Potatoes a Weapon Shop. Questo lo voglio immediatamente. Sembra un po' sulla falsa riga di Turnip Boy. Ecco, questo potrebbe essere un acquisto fatto a caso. Esteticamente mi garba. Tanta roba. C'è da dire che lo sconto è ridicolo, visto che praticamente da 3 anni viene venduto a 2 spicci. Quindi insomma, però 1,49, ragazzi, è un caffè e mezzo, anzi un caffè e un pezzetto, dipende da dove andate a bere il caffè. Evitate la Batman Arkham Trilogy, anche se 35 euro inizia a essere interessante. Se vi fate un calcolo, sono poco più di 10 euro a gioco, anzi sono 12 euro a gioco, però il terzo titolo è uscito fuori proprio male. Arkham Knight gira di merda su Switch, non lo consiglierei neanche al mio peggior nemico. Quindi, però vabbè, se vi volete riscoprire i primi due, però parliamoci chiaro, ci sono altre piattaforme su cui giocarli molto meglio e spendere molto meno, quindi capisco la passione per Batman, però insomma, andate oltre. Non so se hanno sistemato la remastered di Tales of Symphonia, qualcosina avevano migliorato, però vi ricordo che questa, tra l'altro, è inferiore alla versione GameCube, perché la versione GameCube andava a 60 fps. Questa invece è la remasterizzazione della versione PlayStation 3, che non era stata fatta sul master originale della versione GameCube, quindi male. Però insomma, è un gioco iconico, amatissimo dai fan della serie, considerato uno dei migliori JRPG di quella generazione. Forse non è invecchiato nei migliori modi, sicuramente non invecchia bene grazie a una riproposizione del genere piena di bug, scelte proprio sbagliate
sbagliate e anche scelte che hanno portato alla perdita di contenuti. Vabbè, un casino, ragazzi. Evitatelo, oppure informatevi e scoprite se lo hanno sistemato, ma ne dubito fortemente. Sonic Superstars mi sa che al momento costa di meno in versione fisica. EA Sports FC 24, se l'avete provato gratuitamente la settimana scorsa, ora potete decidere se comprarlo o meno. 17,99 alla fine è una spesa che si può fare. Nel senso, rispetto alle Legacy Edition, di sicuro stiamo messi meglio. Però ho sentito pareri molto contrastanti anche su questo episodio, su questo nuovo FIFA, chiamiamolo così, dai. Cocoon invece è entrato, se non sbaglio, nella mia top 10 dei migliori giochi dell'anno scorso, grandissimo puzzle game, fatto da un nuovo studio che però è stato fondato da uno dei due autori di Limbo e Inside, un gioco clamoroso, ragazzi. So che 16 euro non sono proprio pochissimi, però se volete investire in un puzzle game che dura poco, tra l'altro, quindi so che pure questo può essere un punto a sfavore per molti, Cocoon è una delle esperienze più interessanti, anche se ha limitata interattività. Ecco, è questa la cosa, che il gameplay è di un limitato unico, ma allo stesso tempo ci sono delle idee così geniali di game design che non si soffre minimamente il fatto che si preme su un tasto, ma anzi ha una profondità di design pazzesca, nonostante la semplicità con cui ci si relaziona all'interfaccia. Gioco pazzesco. Poi abbiamo Darksiders 3, costa veramente troppo. E insomma, abbiamo il primo sconto su Persona 5 Tattica, ma per quanto mi riguarda è ancora tantino. Vediamo se troviamo qualcos'altro di interessante. Però, se non altro, vi ho dato un po' un'infarinatura su come regolarsi per guardare su Deku Deals. The Outer Wilds ve lo straconsiglierei, tra l'altro parlano di una buona conversione, però attenzione perché a un certo punto dovrebbe uscire l'edizione fisica e io prenderò quella. Hypnospace Outlaw ve lo strasconsiglio purtroppo, nonostante poi abbia dei voti altissimi, perché è una sostanzialmente è un'avventura testuale dove ci sono delle finte interfacce è un gioco dove si fa web browsing in una sorta di versione allucinata di internet negli anni 90, però è tutto in inglese. Quindi c'è chi non gioca a Super Mario se non c'è l'italiano, un gioco del genere mi sa che vi fa vomitare dagli occhi. Grande Tormented Souls per gli amanti degli horror, proprio un survival horror che riprende i classiconi del genere. Questo ci potrebbe stare, sapete? Sotto la soglia 10 euro, no, già c'era sceso, ma ora siamo sotto la soglia 9. Perché no? Perché no? Ed ecco, ho trovato la chiusura perfetta. Andando a cercare i titoli fisici in sconto su Amazon.it, abbiamo il prezzo più basso di sempre per Everybody Want to Switch. Vi potete comprare l'edizione fisica a soli 19,98€. Poracci, ma questa occasione è imperdibile e direi che con questo sconto possiamo salutarci. Spero che questi consigli vi siano tornati utili. Fatemi sapere nei commenti in questi due giorni se pensate di acquistare qualcosa, se magari avete notato dei titoli che a me sono sfuggiti. E niente, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e noi ci vediamo presto con il prossimo video che arriverà. Quando arriverà, voi mi raccomando, riposatevi, soprattutto questo weekend dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono Poro Sconti, Michele il divertimento continua, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Facciamo salire Polpetta perché sta rompendo le scatole. Attacco, 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 attacco.